Radio Radicale, siamo con Atos De Luca all'iniziativa della FNSI per Radio Radicale. Allora, a questo punto della battaglia, che cosa ti aspetti dopo il voto per le elezioni europee e si doveva arrivare fino a questo punto? Vabbè, a sto punto è giusto che i 5 Stelle arriviamo, però io mi auguro che anche l'esito elettorale persuada diciamo i 5 Stelle a rinunciare a queste prese di posizione incomprensibili che si mettono contro tutto il paese, tutti i cittadini. Quindi io mi aspetto che trovano una via di fuga alle decisioni che hanno preso e possono votare la cosa più sensata, che è una proroga di 6 mesi nei quali si lavorerà per salvare una radio che dovrebbe essere la radio dei 5 Stelle, questa, perché chi è per la trasparenza, per lo streaming, per il palazzo una casa di vetro, beh, ce l'hanno la casa di vetro, come diceva Pannella, dice non si preoccupano di quello che voi dite alla radio, ma quello che fate sentire, che dicono loro in Parlamento. Quindi pensi che comunque le posizioni cambieranno? Ma io diciamo che c'è una maggioranza in Parlamento, santo Dio, sto Parlamento avrà esprime il popolo italiano, e quindi metteranno al voto questo emendamento, e se passa l'emendamento non credo che possono inventarsi altre cose. Quindi se c'è la volontà di tutti vinceremo sta battaglia, dobbiamo vincere in ogni modo, sarebbe il primo passaggio di una situazione brutta. Bene, grazie a Atos De Luca.